Presidente Ballone, maltempo, tutto quello che è successo nelle ultime settimane ha rappresentato anche un danno per le imprese abruzzesi, la regione si sta attivando per la valutazione dei danni, Confindustria cosa dice? Abbiamo preso una posizione chiara, anche pubblica, abbiamo individuato delle forti criticità, soprattutto dopo l'evento, perché oggettivamente si è trattato di un evento eccezionale, ma la risposta è stata lenta, è stata inadeguata per quanto ci riguarda. Le imprese sono state fortemente danneggiate, sono rimaste per giorni e giorni senza energia, senza comunicazione, senza telefoni, senza possibilità che le maestranze potessero raggiungere i rispettivi siti produttivi e quindi danni importantissimi che stiamo quantificando. Danni importanti soprattutto in alcune zone interne della regione, questo è un danno che si aggiunge ad altri problemi evidentemente? Certamente sì. Ci sono state zone ovviamente molto molto colpite da questi eventi, con crolli addirittura di imprese, di stabilimenti, di tetti. I danni sono ingenti e ripeto, stiamo facendo una ricognizione per quantificarli. Dopo la ricognizione ci sarà e ci dovrà essere l'impegno della politica per far sì che chi ha subito dei danni possa essere risarcito. Abbiamo in effetti chiesto un incontro al Presidente D'Alfonso per stabilire un tavolo, come dire, di verifica di tutti questi aspetti.